Allora, eccoci qua. Volevo sapere, perché così chiacchierando fuori onda vengono fuori delle cose anche interessanti che a volte si ignorano oppure ci si dimentica. Dottor Fabiano, lei parlava di obbligatorio, perché tante volte ci sono delle piccole clausole che dicono è obbligatorio che tu. La cosa più importante è far capire che quando ci provano a vendere un qualcosa, un pacchetto vacanze, un pacchetto dall'aspirapolvere alla vacanza, qualunque cosa ti dico, ma se prendi dall'auto noleggio, se prendi, la macchina è obbligatorio che ci attacchi questa clausola, poi è obbligatorio che ci attacchi quest'altra clausola. Non c'è nulla di obbligatorio, nel senso, noi non siamo obbligati. Dobbiamo capire cos'è la parola obbligato. Io quando vado a chiedere un servizio, vado per comprare un servizio, non necessariamente sono obbligato ad aggiungere X clausole. Sono tentativi di vendita, giusti, non giusti, maggior parte delle volte non giusti, perché fondamentalmente la persona che ci sta erogando quel servizio il guadagno non ce l'ha sul bene che noi andiamo a chiedere, ma ce l'ha su quello che sono tutte le clausole accessorie che può andare ad inserire nel contratto, qualunque esse siano. Se io vado in vacanza, adesso c'è la moda di dire vai di qua, vai di là, vai nei paesi della comunità europea, ti attacco, sei obbligato, vuoi il viaggetto bene, costa 150 euro, perfetto, però sei obbligato ad aderire alla polizza sanitaria che noi abbiamo in convenzione, così dopo il pacchetto diventa 300 euro, 350 euro. Ma io non sono obbligato, cioè Certo. nessuno mi obbliga ad andare in viaggio con la polizza sanitaria, è una cosa che io devo poter scegliere se fare o non fare. Questa è la cosa che le persone devono iniziare a capire. Come diceva prima il presidente Pacagnella, giustamente, bisogna leggere tutte le clausole, perché se poi noi prendiamo un contratto e andiamo a leggere, non troviamo che è obbligatorio niente. È E questa è la quello. cosa importante. Però ti costringono a farlo. Ti costringono a farlo, ti dicono fallo velocemente, hai 24 ore, Sì. hai 48 ore. Beh, prendete quelle 48 ore e leggete il contratto, poi decidete. E poi ci Sì, e pensate. poi Eh ci sì, pensate. ricordatevi che molto spesso sono facoltative le condizioni che vengono proposte come upselling di un contratto di base. In pratica si parte da un pacchetto base, appunto, e poi il guadagno, il vero margine, come giustamente diceva il dottor Fabiano, nasce dalle aggiunte che vi vengono apportate. Perché il margine sta fondamentalmente in quello, è una tecnica di marketing nota che comincia ad arrivare anche in Italia, per cui Ah, comincia ad arrivare anche qua, siamo a fronte di un fritti. prezzo iniziale conveniente, si abbinano, sfruttando l'occasione, il momento, il fattore tra virgolette emergenziale, approfittane prima che scada, hai solo 48 ore di tempo per decidere, è un'occasione mai vista. Poi ci sono varie formule per proporre al cliente che è già ben disposto, perché sta già comprando l'acquisto di ulteriori pacchetti, perché su questo ovviamente si costituisce il vero margine da parte dell'azienda venditrice, che a sua Assolutamente. volta deve remunerare tutta una serie di operatori che sono quelli che vanno a proporre questi pacchetti aggiuntivi. L'adeguamento valutario oppure l'adeguamento del fuel, del carburante per Fuel quanto riguarda, surcharge, sì. esatto, per le compagnie aeree, ma soprattutto il discorso valutario, è lecito? Beh, se viene specificatamente anticipato in fase di redazione e sottoscrizione del contratto, Possono in farlo. maniera chiara, sì, è fattibile. E la stessa cosa si potrebbe dire per dire nelle operazioni di cambiavalute fatte con la propria carta di credito o banco, ma quando ci si reca all'estero. Anche là bisogna stare attenti perché è un patrimonio di fiducia che viene tante volte sperperato quando il cliente riceve l'estratto conto e si accorge che non è effettivamente il migliore dei cambi o il cambio di giornata, ma quello che è di maggior convenienza per l'operatore. Per il suo operatore bancario. Anche questo andrebbe verificato con attenzione perché sono quelle classiche cose che proprio sfruttando la rilassatezza del periodo festivo una persona si dimentica di controllare. Una cosa Assolutamente. banale, sul prelievo vengono, oltre che il costo del cambio, spesso vengono caricate ulteriori commissioni, semplicemente per il fatto di operare con una valuta estera. Valuta estera che non è tanto difficile da trovare, basta pensare a quelli che passano vacanze, non so, in Svizzera rispetto che in Inghilterra o in paesi appunto dove l'euro ancora non c'è. Mamma mia, lo stesso vale per le polizze assicurative, come accennava anche prima il Lo stesso Presidente, no? vale per le Che polizze. adesso è il periodo un po', ci sono i periodi dell'anno, no? Periodi di polizze anche RC auto, tra l'altro. Sì, noi dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale. Quando
un tour operator, una qualunque entità che va a derogare un servizio, va a derogare anche delle polizze. Spesso quelle polizze sono polizze convenzionate, il che significa che se sono una polizza convenzionata io ho preso X polizze, X pacchetti e quelli sono, ma non necessariamente tutte le persone che mi vanno a richiedere quel servizio sono tutte identiche e hanno tutte le stesse necessità. Questa è la cosa più importante, bisogna sempre ricordarsi che io non sono uguale al presidente Pacagnella, non sono uguale al dottor Spernic, loro non sono uguali a me, quindi magari vogliamo andare nello stesso posto di vacanza, ma abbiamo Esatto, bisogno di situazioni. di situazioni e esigenze totalmente differenti. Invece la risposta normalmente non è di questo La tipo. risposta non è di questo tipo perché spesso e volentieri quello che ci vanno ad attaccare ai vari pacchetti, quello che viene aggiunto come clausola, in realtà sono magari cose che per una persona va bene, per l'altra persona non possono andare bene. Bisogna sempre cercare il consiglio che noi diamo sempre, piuttosto che affidarvi alla clausolina, piuttosto che affidarvi a quello che è il di più che vi viene aggiunto, perché magari vi alletta il costo più basso. Piuttosto andate a fare una verifica, fatelo, fate la polizza, fate quello che è il contratto disegnato su di voi in maniera che così sapete già che vi coprite quelle che sono le vostre necessità. Piuttosto spendete qualcosina in più, ma non fatevi accecare dall'unico e mero guadagno del dire ok, ho Proposta speso standard. e ho risparmiato un sacco, perché poi dopo vi si ritorce sempre contro. Mamma mia. Vorrei ricordare una cosa che ho visto comunque che è usuale per le compagnie di assicurazioni. Qualsiasi polizza vai a fare, una polizza salute per qualsiasi cosa possa succedere durante una vacanza, la prima cosa che se tu contesti, gli dici ho avuto un problema, vorrei essere risarcito, vanno a vedere se avevi comunque dei pregressi di questa malattia, ho un ascesso al dente, ma ti era già venuto l'anno scorso, perciò la polizza non copre perché era un problema che avevi già precedentemente e ti è ritornato. Cercano in tutte le maniere di non pagarti, hanno tutte le clausole che poi vanno comunque a salvaguardare la compagnia di assicurazione per non liquidare. Perciò fate molta attenzione, piuttosto tornate come una volta, andate via con una polizza base, quella obbligatoria, quella da poco. Il resto o ne avete una di personale, lasciate stare, quello che vi succede qua vi può succedere anche da un'altra parte e prendete provvedimenti in base comunque all'occorrenza. Perché può darsi che siano qualcosa in più che non serve a niente, La maggior parte di assolutamente. queste polizze non costano neanche tanto, però coprono zero. Ecco, le polizze che voi proponete, in questi casi qui, intervengono? Allora, noi non le proponiamo, No, noi abbiamo proponete, fatto no, una avete sì. Beh, convenzione con una insomma, casa comunque a livello sostanzialmente. europeo, anzi mondiale, dove ci danno delle carte salute che noi diamo in omaggio ai nostri iscritti che danno delle coperture di buone, danno priorità sulle visite, danno degli sconti su tutte le case di cura convenzionate private ed è un aiutino che cerchiamo di dare a chi soprattutto è più in difficoltà, perché poi chi Assolutamente. ha il denaro si fa la mega polizza di copertura Se non ha totale, quello lo problemi, vengono a prendere con assolutamente. l'elicottero a casa. Questo va bene per la gente che vive di stipendio, questo non esiste perché comunque hanno prezzi proibitivi, però almeno abbiamo cercato di trovare un prodottino da poter dare che la gente possa abbia un po' di soddisfazione e tant'è vero che comunque ci sta tornando questo tipo di upgrade. Ah, quindi c'è Cioè, sì. soddisfazione. Ecco, però non è che magari uno dice oh, questa polizza, perché tante volte viene da pensare, ma sì, ma l'ho fatta, quella di Federcontribuenti. E poi però magari non fa quella quando va all'estero, quando va in vacanza, sono cose diverse. Sono cose diverse. Sono Sono cose cose totalmente diverse. Perché è diverse. bene E precisarlo, perché tante volte uno dice sì, l'ho fatta, quando basta. uno ha una polizza personale, deve essere scritto che è compreso comunque anche il viaggio in tutte le località o specificate le località. Consideriamo noi dall'IVAS, mi pare, siamo stati considerati lo Stato con le meno coperture assicurative. Però una cosa non ho dimenticato di dire, che le coperture assicurative qua valide costano più di tutto il resto dell'Europa. Perciò volete aumentare le coperture Certo, assicurative bisogna ai mettere cittadini italiani? condizioni più Bene, umane, diminuite anche i certo. prezzi, soprattutto dell'RCA, perché ho visto soprattutto Bravissimo. dal centro e sud Italia. Vabbè, dicono, ma fanno le truffe. Dopo questo Ma anche qui da noi diventa il comunque non si comparavento per scherza. poter gonfiare comunque i premi.
Assolutamente. E poi un'altra polizza che invece dovrebbe essere più sostanziosa è quella derivante di copertura derivanti i danni creati dalle banche, con tutte quella robaccia che ci vendono, perché le banche vendono in tutte, e per ultime i diamanti, però lascio infatti volevo dire altra questione, quella appunto degli investimenti, no? Che ci sono, hanno avuto dei problemi, dire un poco conto. Sì, parlavamo appunto stamattina col presidente Pacagnella di quello che è stato il caso di ultimo momento, ovvero sia la compravendita di diamanti effettuati presso filiali e agenzie bancarie. Qui abbiamo il classico caso che si ripete ogni volta con le stesse dinamiche, in cui c'è una controparte che è l'acquirente in questo caso, che ha un'oggettiva difficoltà nel comprendere quello che gli viene venduto. Potrebbero essere i diamanti, ma abbiamo una casistica pressoché infinita, appunto dai pacchetti vacanza in poi, che appunto confidando e consegnando il proprio patrimonio di fiducia si trova a corrispondere dietro un acquisto con euro sonanti un prodotto che non ha le caratteristiche e le qualità che formalmente dovrebbe avere. Questo è un problema che conosciamo molto bene, perché io lavoro per una banca che ha un profilo estremamente conservativo e prudente, ma quando decidemmo di operare nei preziosi i diamanti furono la prima cosa che decidemmo di evitare di trattare, proprio per la problematica dovuta alla espressione del prezzo e della valutazione degli stessi e alla difficoltà da parte del compratore di questi di farsi una propria opinione. Perché, per fare un esempio, mentre un valore come l'oro è facilmente rintracciabile come prezzo di vendita e prezzo di acquisto, e sto parlando di quotazioni ufficiali che una persona con un minimo di iniziativa può trovare, il diamante è difficilmente prezzabile. Quindi ci siamo trovati persone che davano proprio patrimonio di lavoro, di risparmio, e non dimentichiamoci che il risparmio è lavoro, è una cosa che non è riproducibile. Se io do i miei soldi, che provengono dai miei anni di lavoro e di fatica, questi anni di lavoro e di fatica non tornano più indietro. Quindi c'è questa enorme responsabilità nell'aver dilapidato un patrimonio di fiducia nei confronti dei risparmiatori che in buona fede si sono affidati a questi operatori per acquistare dei beni, nella fattispecie diamanti, ma pare anche altre tipologie di preziosi, che alla prova dei fatti, cioè alla verifica peritale di quanto era stato venduto, hanno generato delle perdite molto importanti. Qua si parla di soggetti che hanno perso fino all'80-70% del capitale conferito. E non solo, esiste anche una difficoltà di mercato secondaria, cioè se io avessi bisogno di rivendere per una necessità improvvisa questo prodotto, non ho trasparenza di mercato, devo affidarmi allo stesso operatore che me li ha venduti, che a sua volta sarà lo stesso soggetto che mi farà il prezzo inevitabilmente più basso di quello a cui io li ho acquistati. Quindi compro una cosa che vale 100, rischia di valere 20, e quando voglio rivenderla per necessità assoluta, me la trovo ricomprata a 15 o 18, perché questi sono stati i casi. Allora, riflettiamo su questo, sono aspetti purtroppo inquietanti, perché poi uno dice: ma di chi mi fido? Tra le altre cose, questo è l'altro problema. Andiamo però in pubblicità, pochi secondi.